Uè, non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Daje! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiuder e ragazzi, anche oggi tantissime novità per quello che riguarda Fortnite e tutto quello che c'è dietro a Fortnite. Nel video di oggi, giornata molto importante perché arriva il Darkfire Bundle, in realtà già rilasciato ieri in Nuova Zelanda e probabilmente in Canada. Abbiamo delle immagini direttamente dagli store degli amici neozelandesi. Arriverà anche oggi per tutto il resto del mondo. Parleremo finalmente, visto che ieri non ci sono riuscito, del permaban di Jarvis e di quello che sta succedendo intorno alla questione, perché ovviamente la community sta cercando di dire la sua. Parleremo però anche di una nuova copertura del quale nessuno ha ancora accennato. Forse ho in mente il perché. E ovviamente, come vi anticipavo già allo start del video, il Darkfire Bundle che va ad inserirsi di diritto per ogni collezionista di skin e picconi e coperture di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono e mi tengono compagnia in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e ovviamente un grazie di cuore anche a tutti quelli che vogliono supportarmi shoppazzando con il mio codice creator Xiuderone. Dai raga, iscrivetevi mi raccomando ai due canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però la domandina ve la devo fare, ragazzi, come sempre ci tengo tantissimo e vi ringrazio per i vostri commenti che lasciate qui sotto. Domanda veramente easy, ma qual è il tuo record di kill su Fortnite? Cioè dai, non dite le bugie, mi raccomando, voglio leggere qual è il vostro record di kill. Il mio è 16, giocando in coppia con Efesto ovviamente. Mi hai un po' aiutato, dai, mi ha un po' aiutato, lo sappiamo tutti. Il record invece mio personale in singolo è ancora di 11, penso di non averne mai fatte da solo più di 11, ma mi ci sono avvicinato un sacco di volte, quindi mi raccomando, qual è il vostro record di kill? Ditemelo qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito a parlare di nuovo. Due ore fa, in realtà alle 21 di ieri sera, GameStop sulla pagina ufficiale di Twitter pubblica nuovamente una notizia per il piccone Mint, che ragazzi vi auguro ovviamente di ottenere, e vi dico calma perché adesso arriveranno. Il 6 novembre, come dice proprio questo post, verranno rilasciati anche degli altri codici da GameStop. Ci sono però, ragazzi, dei dubbi ancora sul fatto se arriverà o meno. Ve lo avevo già anticipato pure qua in Italia. Qualora dovesse arrivare, io cercherò in qualche modo di ottenere codici extra da potervi regalare, ci mancherebbe altro, un po' come abbiamo fatto con il video del giveaway. Ne avevo uno, però almeno uno di voi è riuscito a portarselo a casa. Vi ricordo sempre che in teoria, per quanto riguarda i GameStop in Francia, Regno Unito, America e Germania, basta solo acquistare un prodotto ufficiale di Fortnite per ottenere il tagliandino con il codice. Quindi, come vi anticipavo nel video di ieri mattina, anche con 3 euro, quindi acquistando un portachiavi, potete portarvi a casa il Mint. Ovviamente ci aspettiamo davvero che arrivi qua, ma la cosa interessante, e qua dovreste approfondire voi ragazzi, è proprio questo post che viene pubblicato da un leakers e che riprende la risposta del supporto online del sito game, quindi game.co.uk.
K, è praticamente la versione inglese di Instant Gaming, potremmo dire, quindi compravendita online di, cioè vendita online di videogiochi digitali, ovviamente super safe, parliamo di siti veramente enormi per quanto riguarda il livello nazionale. Cosa dice il supporto tecnico? Il supporto tecnico sembra che risponda alla domanda di un acquirente che chiede: ma se io acquisto un prodotto ufficiale di Fortnite online, ricevo il piccone? E loro gli rispondono: if bought online then will the code be sent an email, e loro sopra dicono: l'offerta si applica per gli acquisti online e gli acquisti in store fino a disponibilità. Interessante questa cosa, perché vorrebbe dire, se il ragionamento che faccio è giusto, che se io, che sono in Italia, acquisto su questo sito una roba di Fortnite, magari è vero che ci sarà dentro la spedizione, però mi ci infilano dentro il codice. Qua, ragazzi, io vi dico, dategli bene un'occhiata. game.co.uk. Vi faccio presente questa notizia perché secondo me è molto molto interessante, e magari chiedete al supporto tecnico se ne hanno disponibili. E andiamo avanti con il prossimo argomento, ragazzi, eccolo qua alle mie spalle, il Darkfire Bundle. Lo abbiamo già annunciato per la prima volta più di un mese e mezzo fa, quindi è veramente tanto che ci lavora il team di Epic Games. Anche ieri l'abbiamo visto già in game, sappiamo che include 13 oggetti al suo interno, le 3 skin, i 3 picconi, le 3 coperture e il balletto, quello della fiammella verde. Darkfire Bundle non costa proprio poco, è già uscito in Nuova Zelanda, loro lo vendono a $48, ma in realtà sono i dollari australiani, quindi costa di più. Morale della favola, dovrebbe, siccome arriva oggi da noi, io credo, anzi sono quasi certo che arriverà con, dovrebbe esserci un piccolo aggiornamento oggi alle 14 o addirittura questa mattina, quindi non so l'orario, non è ancora scritto in game, ma so che c'è oggi qualcosa. Tolgono tutta la roba relativa al Fortnite, inseriscono il Darkfire Bundle, e se qualora ci fosse veramente un update da scaricare, incrociamo le dita e speriamo che venga inserito anche qualcosa di interessante nei file di gioco, in modo che ci facciano un po' capire come hanno intenzione di muoversi nel futuro di questo Fortnite e soprattutto nel termine di questa season. Darkfire Bundle che dovrebbe costare circa 25-30 euro, è vero che è tanto, è sicuramente il bundle che mi risulta costi di più tra tutti quelli che ho visto, e li ho visti tutti, però ci sta, c'è dentro un sacco di roba ed è veramente interessante. Anche qua, ragazzi, abbiamo una descrizione direttamente in inglese, ovviamente, di come si presenterà, e dice: abbraccia il tuo lato oscuro, entra in battaglia e infilati nelle tenebre con il Darkfire Bundle. Include le skin leggendarie con i backpack, ovviamente, le coperture epiche, i doppi picconi rari e un emote. Loro dicono prezzo $30, siamo lì anche per noi circa, ragazzi, quindi nuovo pezzo da collezione per tutti i collezionisti. E andiamo avanti con il prossimo argomento, ragazzi. A me mi dispiace, guardalo, è disperato, e lo capisco che è disperato, ragazzi. Chi è questo signore disperato che veramente sembra che gli ha scoppiato i mortaretti nei capelli? È Jarvis del clan FaZe, se non ricordo male. Penso proprio di sì, penso che sia dei FaZe. Jarvis è molto conosciuto ovviamente a livello internazionale come pro player, ovviamente, come streamer indiscutibilmente, ha fatto la cagata, nel senso si è pigliato il permaban. Che cos'è il permaban? L'esclusione per sempre da parte di Epic Games nel proprio videogioco, quindi non può più giocare a Fortnite da casa sua, quindi gli hanno proprio bloccato l'indirizzo IP per accedere a Fortnite. Cosa mi ha fatto il Jarvis per essere bannato? Il 3 novembre ha caricato sul suo canale YouTube un video dove giocava con un account secondario nel quale aveva installato hacking, cioè aveva usato le hack, in poche parole, quindi giocava con l'aimbot, la ghost mode, mi ho sentito dire, io non ho visto il video in questione ma ho letto gli argomenti, e Fortnite l'ha blindato, è giusto,
nel senso, il regolamento di Fortnite dice chiunque venga scoperto utilizzare hacking, quindi modificare le meccaniche di gioco, avrà come ripercussione l'allontanamento per sempre da parte del gioco. C'è ovviamente tutta la community mondiale, o comunque tutti i fan e molti nella community che richiedono che Jarvis venga riammesso a Fortnite. Io qua, se devo dire la mia, ha infranto una regola importante, che è proprio quella di garantire un buon gioco per tutti i giocatori di Fortnite, quindi l'hacking viene bannato. Io sinceramente sono a favore della decisione di Epic Games, non conosco Jarvis, ma mi baso semplicemente su quanto possa essere rovinato un game da chi appunto utilizza hacking e cheating vario. Insomma ragazzi, io vi ringrazio tantissimo anche oggi per aver guardato il video delle news, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!